Veramente un piacere essere qui con voi e soprattutto perché questo è un percorso che come amministrazione abbiamo affiancato a Livorno Calcio già dall'anno scorso, perché ci fu una presentazione a Milano presso la sede del Corriere della Sera dove veniva presentato il campionato lombardo. C'era l'allora dirigente Paolo Armenia, quindi è una questione che Livorno segue da tempo, fa onore sicuramente alla società Amaranto e credo che sicuramente sia un, ma fa onore soprattutto ai ragazzi, a Natascia e a Matteo, perché questo qui è un percorso che viene da lontano oggettivamente, cioè nel senso ora può emergere un qualche cosa grazie proprio ai colori Amaranto, perché oggettivamente dà una profondità, cioè il motto quello della quarta categoria, io voglio giocare a calcio, e questo qui è quello che è abbattere quel muro di pregiudizio a pallonate, è la maniera più pacifica, più allegra, dal punto di vista sportivo è sicuramente una cosa sana, poi una competizione che è una competizione sul campo, ma poi seguendo principi che forse magari il calcio, diciamo quello nelle altre categorie non viene perseguito, per cui è qualcosa cioè, che onestamente fa vedere, quindi come amministrazione non possiamo che l'anno scorso più o meno nello stesso periodo ho incontrato per l'appunto Nova Arlecchino, quindi è sicuramente un percorso da sostenere, bene che si sviluppi, per ora c'è cioè, sicuramente a livello di serie di Lega Pro e di Serie A, per esempio il campionato di Serie D ancora non risulta, all'anno scorso era ancora, quindi c'è da si sta avviando, però oggettivamente è importante, quindi anche un applauso ovviamente anche alla Lega Pro per averci creduto, perché oggettivamente è sicuramente un campionato più diffuso sul territorio, con molte più realtà, quindi il supporto della PGC è fondamentale, crediamo che queste qui sono quelle esperienze che oggettivamente i ragazzi, quindi noi. Io ho già detto a Matteo che la prossima volta a Pontedera verrò a supportare i ragazzi, perché è importante essere, perché è Livorno, quindi da questo punto di vista qui è, quindi forza Livorno, forza Nuovo Arlecchino.